le proprie condoglianze. E noi abbiamo chiesto anche a Paolo Mieli, che si trova a Spoleto per coordinare gli incontri al Festival dei Due Mondi, di commentare proprio quest'ultima strage in Bangladesh. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Marinozzi. Pazzesco, e noi dobbiamo perdere l'abitudine di considerare gli attentati lontani come una cosa che non ci riguarda, mentre invece se un attentato è a Parigi o a Londra o peggio in Italia, allora ne facciamo una cosa emozionante. Noi dobbiamo innanzitutto iniziare a emozionarci anche per cose lontane da loro. Poi cosa significa questo attentato? Significa che quanto più noi riusciamo a liberare i territori dell'ISIS, recentemente proprio nella parte fra Iraq e Siria, abbiamo liberato l'Occidente ha aiutato iracheni e siriani a liberare l'80% del territorio che nel 2014 era stato occupato dall'ISIS, tanto più si svilupperanno attentati fuori dai loro confini e anche in Occidente, in Europa e anche negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo prepararci, la liberazione, la sconfitta di Daesh, dello Stato Islamico, del Califfato Islamico, comporta una moltiplicazione degli attentati in Occidente. E quindi noi dobbiamo capire che questi attentati in Occidente o in Oriente, come nel caso di oggi, sono un passaggio sulla via di un percorso positivo. So che è un discorso fastidioso da ascoltare, però non potrebbe essere altrimenti, e se non fosse stato liberato Daesh forse gli attentati sarebbero meno, ma la soluzione al problema sarebbe molto molto più lontana. La condanna all'ergastolo di Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio. Bossetti si dichiara innocente, non è giusto, avevo fiducia nella giustizia, sono stati